Guarda come sei bella! Fatti vedere! Mamma mia, che ragazzina! Ragazze, allora io sono rientrata, sto chiudendo un attimo il portone a chiave e dimmi, la mia polpettina si è messa qui davanti alla TV, si guarda Antonella Clerici, saluta mamma, Denis, saluta mamma, le ragazze, no? Ti sei dato il telecomando, amore, no, non fa niente, mettiamo a George, vuoi mettere George? Allora, ragazze, noi siamo stati a fare spesa. Sono andata con mia madre, veramente volevo uscire col passeggino. Solo che è tornata mia madre e mi ha detto: non ci pensare proprio perché tira un vento fresco, non freddo, non esageriamo. Fresco, però, siccome la bambina non è stata bene ultimamente. Infatti sapete il fatto che Denise ha avuto la febbre, queste cose qua, da vaccino, però comunque è debole, la bambina ha avuto 7 giorni di febbre alta, vorrei vedere. E io pure ho avuto un po' di mal d'orecchio, sarà stato questo cambio di temperatura, allora ho detto facciamo che andare con la macchina. E ho preso un paio di cosine. Solo io una bambina così monella, solo io. Ho preso un paio di cosine che vi voglio far vedere. Veramente da mangiare non ho preso granché perché io seguo il menù settimanale. Però è ovvio, non mi far cadere i giubbotti. Però è ovvio che quando si va da qualche parte per prendere un paio di cose, torni sempre a casa che trovi l'offerta, trovi la cosa che magari in quel momento ti stuzzica e si spendono soldi. Vi mostro quello che ho preso. Allora, ragazzi, vi ho messo in una posizione, vi ho messo sul vaso quello in vetro, quello che c'è sul tavolo, insomma. Allora, sono scesa principalmente perché mi servivano le tabs per la lavastoviglie. Vuoi venire anche tu? Dai, vieni, fatti vedere. Dai, vieni. Oh. Issa, lasciamo questo però. Mi servivano le tabs per la lavastoviglie e ho trovato questa super offerta che l'ho vista l'altra sera veramente. E solo che avevo le mani strapiene, la bambina in braccio e non l'ho presa. E li ho pagati 9,50 euro. Aspetta, 9,50 euro, 85 capsule. Non lo aprire. Poi fai vedere lo shampoo. Questo qua, ragazzi, 99 centesimi. Tieni, tieni. Poi fallo vedere alle ragazze. Ok, poi fai vedere questo alle ragazze. Di mamma mi ha comprato questo shampoo qui. 2,80 euro, ragazze. Io ho detto a mia madre. Oh, mamma mia. Io ho detto a mia madre: non voglio prendere più lo shampoo a Denis, quello della Chicco, perché costa un sacco di soldi. Ragazze, questo qua 2,80 euro è quello semplice della Garnier, non alla ciliegia e mandorla dolce. E questo però non brucia gli occhi, quindi poi la cosa che sto più tranquilla è testato sotto controllo pediatrico. Staremo a vedere. Poi, ragazze, ho preso questo lavavetro, c'è scritto regolabile, non so come regolabile, in che senso? Non lo so. Comunque l'ho preso e voglio tenere. Ora ne ho preso uno a 1,90 euro. Arrivo.
E poi ne voglio prendere un altro per la doccia in bagno. Tieni, tieni in bagno quella nella camera da letto. Questo adesso lo voglio tenere qui nel bagno principale. Allora, questi acquisti li ho fatti dal cinese. Dopodiché, al Qui Discount, ho preso questa candeggina a 1,19 € per 2 litri. Va benissimo, è un ottimo prezzo. Poi, non vedevo l'ora. Non vedevo l'ora di acquistare questo. Ho preso il oddio, come si chiama? Come si chiama? Crema spalmabile di arachidi, però come si chiama? Non mi viene, ragazzi, un vuoto. Va bene, ho preso questa perché voglio fare, non so se la facciamo insieme. Adesso vediamo. Se riesco a farlo insieme a voi, perché ho preso le banane, ma ne sta combinando, sta facendo cadere tutto. Arrivo. Allora, ragazzi, rieccomi. Il burro d'arachidi. Mi è venuto in mente. Allora, dicevo, ho preso le banane perché voglio fare le rondelle di banane. Dopodiché, su una rondella metterci un cucchiaino di burro d'arachidi, chiudere con un'altra rondella di banana tipo sandwich, e poi immergere solo metà nel cioccolato fuso, ragazze. Mamma mia, non vedo l'ora di farlo. Infatti, aspettavo l'offerta di questo burro d'arachidi. Dopodiché, ragazzi, ho preso un po' di yogurt alla banana. Io sempre. Giorgia, adesso inizia di nuovo. Io sempre banana. Poi ho preso l'acqua micellare, ho preso questa marca qui, si vede? Un attimo, mette a fuoco. Questa marca qui, Avenil, acqua micellare delicate micelle, vabbè. Senza paraffina, delicata e testata per il nickel. Qua dice 100% bio e non costa nemmeno poco, costa intorno alle 3 euro, 2 euro, quasi 3 euro. Poi a 99 centesimi ho preso i soliti dischetti che vanno via come l'acqua. Qua c'è un altro yogurt. Poi 1,09 euro queste sottilette qua che le mangia Morena. Poi, ragazze, la macchinetta del caffè ci ha abbandonato. Ci ha abbandonato, si è rovinata la lama. Siccome noi abbiamo la macchinetta, quella con il macinino, dopo 5 anni si è stufato, giustamente, ci vuole il pezzo. Però la macchinetta ha anche il passaggio per poter mettere questo qua e quindi ho comprato questo caffè qui, che non è la stessa cosa, perché noi con il macinino usiamo il borbone. Quindi, ragazzi, ora volete mettere il borbone, Denis, il borbone con questo caffè qui. Però il caffè serve, ragazzi, altrimenti non si carbura. Poi, ragazzi, ho provato per la prima volta queste tre spugne che fanno così, cioè, a me piacciono perché non so se si nota. Mi danno, siccome non ho una mano grandissima, mi danno modo di stringere. È più comoda l'impugnatura, che sembrerà una cosa stupida, ragazze, però è così. Poi, ragazze, vi voglio far vedere. Voi l'avete mai provato questo Rio? Sì, a mamma arrivo. E per me è nuovo. Qua dice lavanda, però c'è anche alcol con agente antibatterico. Mio marito l'ha visto, non ha una profumazione. E infatti io ho visto lavanda e mi sono fidata. Però poi mio marito ha aperto la busta, perché questa spesa l'ho fatta ieri sera. Questo e l'ammorbidente e i due dentifrici che vi mostrerò, li ho presi ieri sera. Però siccome dovevo uscire stamattina, ho detto faccio che fare tutto insieme. Quando ho aperto la busta, mio marito ha detto non mi ispira tanto la profumazione. Comunque, speriamo almeno che non mi lascia loni, faccia il suo dovere. Poi ho preso Felce Azzurra Classico. Poi, ragazze, mi serviva il dentifricio e ho preso questo qui nero.
Io l'altra volta ho preso un'altra marca che funziona, se non sbaglio, proprio a Z. Dentifricio antimacchia, non abrasivo, pasta nera. Dopodiché ho preso questo semplice, normale, però anche questo dice che rimuove fino all'87% delle macchie. Vedremo. Allora, ragazze, se li fanno pagare un botto questi, che se li fanno pagare un botto. C'era il Mentadent, io volevo quello invece di prendere questo. Volevo il Mentadent, dico mio marito, questo qua conviene 1,09 euro. Vado a prendere la scatola vuota. Cioè, si sono rubati il dentifricio, ragazzi, non si può credere. Cioè, nel 2022 uno ancora pensa a ste cretinate. Ecco perché dico mio marito costava così poco. E insomma, va bene ragazze, per me sono le 12:10 e mi cambio velocemente e metto il pentolino a Denise e corro a cucinare. Dopodiché vediamo se nel pomeriggio riesco a fare le banane, solo che non ho comprato il cioccolato, però secondo me sono buone anche così. Adesso vediamo, adesso proviamo. Prendiamo il pallone. Dai! Dai, devi tira! Tira! A mamma, tira a mamma. Dai! Tira! Bravissima! Dai, dai! Dai! Tira! Dove vuoi andare? Fuori. Allora ragazze, Denise si è appiccicata addosso, però sto tagliando la banana perché la voglio preparare tipo dolcino dopo pranzo. Denise è un po' lagnosa, non ho capito se ha qualche dolore. Tieni amore, lo vuoi assaggiare un pochino? No? Non ti va. Allora, io abbondo un po' perché ho deciso di non mettere il cioccolato, quindi almeno il burro d'arachidi si deve sentire.
Vieni mamma, dai, vieni vicino a mamma. Amore, vedi? Portalo qui. Portalo qui, vieni. Tieni. C'ha i capelli dalla faccia. Non funziona più? Sono scariche le batterie, mamma. Sono scariche le batterie. E non funziona, mamma. Vedi? Ci sono le batterie. Domani le compriamo, sì? Ragazzi, allora, non ci fate caso. Siamo tutti e due in pigiamati. E Denise, gli ho sciolti i codini. Quindi sta come una pazza. Con i capelli. Sì, lo accendiamo, mamma. Lo accendiamo. Sono le 11:20, ma ancora non si è scaricata. Ha ancora le batterie belle cariche. E niente, quindi io vi volevo salutare, volevo chiudere qui il vlog, veramente lo volevo chiudere domani mattina, però adesso mi faccio una tisana e me ne vado a dormire, sono un altro quarto d'ora, 20 minuti e ce ne andiamo a dormire, tanto finché addormento Denise, perché quando dorme tanto il pomeriggio, la sera fa fatica ad addormentarsi. Quindi vi ricordo di iscrivervi al canale, non urlo perché si sente tutto di là. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciarmi tanti commenti se vi va e pollici in su. Dini, fatti vedere con la ciabatta di mamma. Sì. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!